Te la do io la prova del cuoco. La prima puntata di Quattro Salti in Chiane, eccoci qua. E oggi presenteremo, grazie per la linea, presenteremo un piatto veramente meraviglioso. Si chiamerà l'intrugliata cotta nel trogolo. Io direi di provare insieme questo piatto e giudicarlo insieme. Che profumo! Abbiamo qua il tartufo, abbiamo il burro scaduto di giugno 2020, ci abbiamo l'orzo, ci abbiamo anche il cocco che sarà poi il top del pecorino di Pienza. Stesse qualità organolettiche. E poi delle semplici e banali fette biscottate e delle castagne qua della nostra zona e ci faremo questo favoloso piatto. Seguitemi in laboratorio. Decisi e convinti, si comincia il capolavoro. Vedete anche i guanti blè. Quindi, iniziamo con il primo ingrediente, le castagne, con tutta la guscia, perché ci vuole un tantino di più per cuocere, mica per altro, poi per masticarle si vedrà. Ci mettiamo un pochino di brodo vegetale, che da quanto è vegetale è anche trasparente, lo vedete? Eccolo qua. Ora io che direi? Abbiamo anche in segreteria la nostra Susanna. Ve la ricordate la Susanna? Quella di Struscia la Chianina? È lassù che ci sta guardando in segreteria. Fai sentire la tua voce, Susanna. Eccomi qua, Susanna, benvenuti giusta tutti. tutto. Sto Eccola. qui apposta per Oh, nel aggiustare. mentre che le castagne con tutta la guscia su si cuoce, no? Io direi di buttarci dentro le penne cotte 3 giorni fa. Eccole qua. E comincia piano piano Un la filino cottura. d'olio. Pochino d'olio ci vuole, vero Susanna? Per Certo. fortuna che, ecco, Eccolo gli dà là. un pochino di quella lucidità, sai, bella sostanziosa, no? Allora, si comincia, ecco qua, sentite che profumo. Diventeranno, la pasta più buona di tutta, Valdichiana, Valdorcia, Trasimeno, Valpontina e va che ti pare e noi si fa. Questa ricetta la troverete solo all'osteria del Beccafico di Scrofiano, perché nessun altro lo fa. Guardate come si stanno cuocendo le Diamo castagne, che l'indirizzo, sono meravigliose. A Scrofiano, via dei Sassi Sgonfi al 4015. Eccolo. Ora cominciamo a fare la rosé, ecco qua, ecco qui. Poi un ramaiolino, bellino, Oh, che bella, che Ma profumo, ma che buono. profumo! Guardate che le castagne si stanno cuocendo da sole, fantastico! Allora, io direi di metterci un pochino di burro. Sì, quello che è scaduto a giugno, del burro, eccolo qua. Oh, una bella palettata giù così. Non guardate che non è maionese, è burro questo, Un Attenzione famo, alla eh? scadenza, diciamo Attenzione al alla nostro scadenza, pubblico, 20 giugno 2020. Esatto. Guardate, adesso prende il colore rosé. Io direi, ma che direi? Ma che direi? Ma si può fare anche un altro pochino, Un altro pochino di colore ci vuole, Eccolo, vediamo. Allora, la trattoria di Scrofiano, l'osteria e trattoria dove si mangia buono, si chiappa tutto e si porta via. E qui io direi Susanna, Susanna, ma io ti metto un altro Giuseppe, goccino te devi d'olio. capire che c'hai tante Un cose da altro goccino fare. d'olio ci vuole, vero? Lo E poi metterei. giù, questo che È la panna? è panna? Sì. Sì, è quella che è scaduta l'anno scorso. Certo, non vede che Bella, liquida, è guarda, perfetta. perfettissima. Che profumo, ma che profumo! Però a me mi sembra venuto un pochino troppo liquido. Che dici? Toccherà metterci un po' di assodante. Queste sono quelle fette biscottate che erano del Natale del 2019, no? Allora, damogli un'assodata, perché quando poi si mangiano queste qui, diventano belle croccanti, si sente quello scricchiolio in bocca, quella delicatezza, dolcezza. E poi si addicono anche bene, perché i valori nutrizionali sono tali e quali, al pan di Spagna. La differenza è che Beh, questo è davvero, dolce, ecco. uguali. Guardate, guardate, ma che colore, ma che fantasia!
guardate qui, speciale. Qui non ci sono piatti più buoni di questi. Io ora direi Susanna, eccomi, sei in regia? Eccomi, sei in regia? Allora presente. qui oh, che sa fa Beppone, sì. Stavo guardando la tua agenda, io sì, che c'è scritto? Ti voglio dire che qui c'è scritto che te c'è da fare un castagnaccio sì. alla menca, ti ricordi? Il castagnaccio alla menca, per Madonna. La prossima puntata gli si fa ciao menca, un saluto alla nostra amica anche di là, di verso il Ternano, che ci sta guardando. Un saluto agli amici del Trasimeno. Mamma, porca miseria, sei un pochino bruciato qui. Ma lo sapete cosa ci ho messo? Questo lo chiamano pecorino di Pienza, ma io ho voluto strafà perché le proprietà nutrizionali con il cocco sono le stesse cose. Diciamo la verità, quindi, Giuseppe, sono anche più, è anche più buono quel cocco. Guardate che bel c'è sugo. Paragone. Che bel sugo che viene fuori. Ora però il bello è che ci va messo anche del tartufo. Guardatelo. Il tocco. Io direi di metterci anche un altro pochino di brodo vegetale, quello trasparente, vero? Guardatele, fa meno male questo, scusa. Poi, la penna, più è cotta e più si digerisce. È l'incontrario, come dicono i famosi chef. Te la do io la prova del cuoco. La penna deve essere stracotta di 3 giorni. E sentite anche la castagna come scricchiola, guardatela, ecco. Bellissimo. Dunque, allora, io direi a questo punto che ci si può mettere, Susanna, ci si può mettere. Ora che manca la conclusione, manca un pochettino. Abbassiamo il fornello, gli si mette una sgrattugiata di tartufo. Nero. Aspetta, tralala. Allora, tartufo delle Crete Senesi. Sempre dell'osteria di Sprofiano. Mamma mia, che specialità. Eccolo ma là. Voi non potete immaginare il profumo che manda sta roba. Sì, perché è un orzo molto tostato. Ma noi abbiamo voluto strafà oggi perché gli abbiamo dato quel tocco di magia in più che gli altri non possono dare. E allora, di nuovo, mettiamoci ancora del tartufo a scaglie. Eccolo qui. Mettiamo un altro pochino. Eccolo, bello. Guardate che colore, Te la do io. Altro eccola che qua. Chef qui, il massaio la Giuseppe, prova del cuoco. Beppone. Ma che sarebbe? Eccolo. Dunque, io direi a sto punto, finiamo il piatto. Giù, però un'altra bella sbrodolata d'acqua ci vuole. Il nostro piatto, ragazzi, non potete un'altra... immaginare davvero il profumo. Susanna, che manda. Dici? Il colore ci siamo? È ci siamo? Speciale. Spettacolare. Visto quando ci ho messo il tartufo, la castagna si è squagliata la guscia e hanno cominciato a prendere il colore delle penne. Quindi ecco. Un altro po' di imburra, pronti, uno. Poi un altro po' di parmigiano al cocco, due. E via. Che profumo. Qualità, nutrizione, qui c'è tutto, si rinasce, il sapore si rinasce. Benvenuti in Val di Chiana, benvenuti a voi. E adesso prepariamo la guarnizione. E voilà, il piatto, Susanna, dove l'abbiamo? Come un tocco di magia, impiattiamo. Impiattiamo e inizia la magia del piatto meraviglioso. E questa si chiama l'intrugliata. Cotta nel trogulo, qui, in piena, levati te, in piena Val di Chiana. Ma che bello, ma che buono, ma che buono. Ma non che sentite, vedo l'ora di ma assaggiare. Non sentite, metteteci commenti sotto, dite se ci manca qualche altro ingrediente. Alla prossima puntata vi si rifà, perché certo. Tanto sta roba qui, un ve la fa nessuno, ma nessuno. Io direi un'altra bella parmigianata di pecorino di Pienza al sapor di cocco, perché dobbiamo essere dalla Val di Chiana ai paesi tropicali, e quindi una bella guarnizione e voilà, il piatto è fatto. E non solo, vogliamo finire l'opera e una sbriciolata di sbriciolona di fette biscottate che sono il top del top. Per questa prima puntata, signori, il piatto è completo.
Un saluto da parte della nostra regia, dalla Susan aggiusta tutto di Struscia la Chianina e Peppone che è scritto qui per la prossima puntata, sarà una sorpresa veramente eccezionale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! E questa è la prova del cuoco.